Uomini e donne, mi avete rotto le scatole. L'ira di Tina Cipollari. Gemma Galgani ha ricevuto una stoccata da Giorgio Manetti, che le ha urlato contro: basta con queste recite. Io e te non torneremo mai più insieme. La puntata di Uomini e Donne del 21 febbraio 2018 ha aperto il siparietto con le simpatiche avances di Domenico per Tina Cipollari. A fine esibizione, l'uomo ha abbracciato Tina e l'ha sollevata da terra facendo più di un giro. L'opinionista non ha nascosto il suo essere divertita davanti agli occhi dei presenti e dei telespettatori. Poi Maria De Filippi ha preso la situazione in mano e ha iniziato la puntata trasmettendo un video, che ha fatto vedere i previews only delle vicende di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Previews only, sarei ancora con Gemma se lei avesse pronunciato quelle parole. Un video dove vede protagonista l'amore altalenante tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. In una delle sue recenti interviste, Giorgio Manetti ha dedicato un capitolo alla sua ex fiamma, Gemma. Ha confessato di averla seriamente amata a modo mio, mi maniera, anche se la Galgani lo ha sempre accusato di averla illusa e, soprattutto, usata. Il gabbiano ha fatto presente che la loro relazione si è conclusa a causa del carattere possessivo di Gemma nei suoi confronti, ma sarebbe durata di più, e forse in eterno, se lei avesse saputo come prenderlo. E per conquistarlo bastava che Gemma gli avesse detto queste testuali parole: non voglio tenerti legato a me con delle promesse, ma voglio che tu sappia che ovunque ti troverai e qualsiasi cosa farai, sarò sempre al tuo fianco. Davanti a questa strana richiesta, Gemma si è trovata in uno stato del tipo: non mi escono le parole perché la bocca è lontana dal cuore. E per colpa di questo stato di trance, Gemma si starà ancora strappando i capelli? Uomini e donne, Tina Cipollari svolta sonoramente con un "mi avete rotto le scatole". Confusa. Affamata di chiarimenti. Vogliosa di riprendere quell'amore a tutti i costi, anche a costo di sembrare un'ossessionata. È proprio a lei, Gemma Galgani. Non si è data pace, e forse non si darà mai pace, per non aver saputo tener stretto il suo gabbiano. La donna ha continuato la sua battaglia per capire, comprendere al meglio se Giorgio Manetti l'abbia davvero amata oppure si è divertito a prendersi gioco di lei. E nel tete a accento grave tete con Giorgio, la dama torinese gli ha chiesto chiarezza su un fatto recentemente accaduto dove lui le aveva sussurrato: quando ballo con te, sento delle cose. Il signor Manetti ha cercato di ricordare quell'evento, ma niente, ha tentato di spiegare la realtà dei fatti a Gemma, che a quanto pare non è intenzionata ad accettarlo. Mi sono rotta le scatole di sentirvi tutte le settimane, ha sbottato Tina Cipollari nel vedere il solito snervante scenario tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. L'opinionista indiscussa del dating show di Canale 5 Ettari richiamato poi il gabbiano invitandolo espressamente ad essere chiaro e conciso sui sentimenti una volta per tutte. Gemma Galgani ha ordinato a Tina Cipollari di stare zitta ogni volta che devo parlare con Giorgio, Tina strilla sempre. La Cipollari, davanti a questa accusa, ha sbottato un sonoro: che voglia di tirarti la borsa in faccia. E come di consuetudine, le due donne si sono fronteggiate a suon di battibecchi a non finire. Da una parte, Tina che ha urlato a ripetizione davanti a Gemma e al pubblico: Giorgio non ti vuole; dall'altra parte una donna di una certa età alla ricerca del vero amore, che ha ripetuto: è tutta colpa tua, Tina. Uno scenario da serie TV, ma realistico. Giorgio, stanco di queste diatribe, è tornato al suo posto e, su richiamo del pubblico, che gli ha detto di prendere una chiara decisione, ha zittito Gemma con "io e te non torneremo mai più insieme". Gemma Galgani si renderà conto di amare chi non la vuole amare come si deve? È proprio vero che il non accettare che lui non ti ami più può portarti a delle ossessioni davvero pericolose, a nasconderti dietro alle più assurde teorie del "quando balli con me sento che tu provi qualcosa per me".